Benvenuti a tutti quanti i telespettatori e alle telespettatrici, siamo qui per una nuova puntata di City Report, il programma che vi porta a conoscere le situazioni più variegate che molto spesso sui media non esistono, sia quelle positive che quelle negative. Eh, siamo qui oggi con un ospite molto gradito, eh, Fausto Montrone, primo presidente della Commissione Sicurezza, nonché persona attivissima Buonasera. dal punto di vista professionale. Grazie Tullio dell'invito. E oggi entriamo in puntata con un qualcosa di positivo rispetto a tutte le varie situazioni che vi facciamo sempre vedere e che purtroppo esistono, esistono anche delle punte di diamante in questa città. Eh, per esempio lo sport. In questo caso vi portiamo a vedere un'intervista in esclusiva eh, al campione iraniano di karate che abbiamo fatto a San Siro qualche mese fa. Buongiorno a tutti, una nuova puntata di City Report sulla 6 TV e oggi ci troviamo per un qualcosa di bellissimo che riguarda la città di Milano. Siamo in zona San Siro e siamo con degli sportivi che sono un'eccellenza nel mondo e in Italia, man mano ve li faremo conoscere. Insieme a noi oggi c'è anche Raffaele Gemignani che tutti conoscete come giornalista sportivo e per il Re Nudo questa ottima iniziativa su sport e spettacolo a cui ho partecipato e sono stato premiato. Vi passo il microfono e vi illustra meglio tutta la situazione. Buona domenica a tutti. Qui abbiamo due grandi nomi dello sport, sono due atleti iraniani. abbiamo, Spero di dire giusto il nome, Gani. Ghanijad. Ok, è ok? È okay, più volte campione del mondo di karate, sia individuale che a squadre, e uno dei grandi favoriti, se non il favorito numero uno, alle prossime Olimpiadi di Tokyo dell'anno prossimo, nella categoria dei pesi massimi oltre gli 84 kg. E con lui un grandissimo mental coach, perché non dimentichiamo che la nazionale iraniana è la nazionale in questo momento forse più forte al mondo per quanto riguarda questa disciplina sportiva, avendo tre grandi atleti di altissimo livello, tutti quanti candidati all'Oro Olimpico. Lui è Ali Holjati. It's alright? Yes. Ok. Ok. Ciao ragazzi, buona giornata, grazie a te Tullio. Adesso cominciamo subito con le prime domande sportive. Io volevo chiedere, sai Jad, sai Jod, eh, l'anno prossimo sarai a Tokyo, sei il grande favorito, è la prima tua esperienza olimpica, prima domanda. Seconda domanda, quali saranno i tuoi diciamo, maggiori avversari in quella grande competizione che tutti quanti seguiremo? خب چیزی که مشخصه اینه که کاراته تازه وارد المپیک شده و 2020 اولین حضور کاراته توی المپیک هستش و خب منم خب به این باور دارم که انشالله با تمام تلاشم اول بتونم حضور پیدا بکنم تو المپیک بعدش هم این که خب رقیبای زیادی هم دارم ترکیه آلمان ایتالیا ژاپن اینا عربستان Ovviamente, questa è la, come ha detto, la sua prima esperienza olimpica. Pensa di poter competere per ottenere le principali medaglie? E gli avversari che più può temere sono uh, italiani, giapponesi, uh, tedeschi? Seconda domanda la sua più grande vittoria, lui ha vinto diversi mondiali, sia individuali che a squadre, qual è il momento in cui lui ha pensato e ha detto, io ce l'ho fatta, cioè c'è sempre una partenza no, in uno sport, quando cominci all'inizio, cominci a fare i primi gradini e poi arrivi in alto, no? un po' come Rocky che sale la scalinata. Ecco, sull'esempio di Rocky, qual è l'ultimo gradino? که لوی افتو نه فینو ات خب مهمترین چیزی که فکر میکنم eh, من خودم رایت کردم تو این سالهای گذشته و به موفقیت رسیدم che è che di La cosa che l'ha aiutato a proseguire, la cosa che l'ha fatto diventare così forte fino a competere a questi livelli alti, è stata la costanza. Perché quando ha cominciato non, non pensava di essere così forte, con la costanza ha potuto, potuto continuare, ha potuto impegnarsi e è riuscito a raggiungere i suoi traguardi. Lo step che l'ha aiutato a superare i suoi livelli è stata la mancata conquista del titolo nel 2014 in Germania. Eh, già dopo due anni invece, eh, avendo vissuto questa esperienza, si è concentrato ancora di più e è riuscito ad ottenere la medaglia d'oro in eh, Austria, stessa cosa in Spagna nel 2018. Quindi è una cosa di costanza che può aiutare a vincere. Volevo chiedere a Sayad, prima di tutto è un onore conoscerlo in questo contesto italiano, l'Iran e il karate, in Italia il karate è visto anche oltre che come sport come arma da difesa, qual è lo spunto che gli ha fatto venire la voglia di intraprendere questo sport nel suo paese? خب برادر بزرگتر من خب کاراته کار میکرد و اردونشین تیم های ملی بود و خب با تیم ملی از هم شده بود به این دلیل lui ha cominciato a fare karate seguendo le di suo fratello che era un ottimo karateka facente parte anche della nazionale iraniana Cosa succede? Vedendolo, eh, appunto lottare, fare, intraprendere questa disciplina, ha cominciato ad avere interesse, ha voluto approfondire e ha in qualche modo cercato di emularlo. Lui pensa che il karate sia uno sport a tutti gli effetti e come tutti gli sport, come tutte le arti marziali ha un concetto di rispetto molto radicato, quindi tutte le tecniche di arti marziali, di karate che vengono effettuate devono essere effettuate sul, eh, tatami, di, di, sul tatami e niente può essere fatto al di fuori perché è un concetto proprio molto importante che non può essere in qualche modo abbattuto. Una domanda un po' più leggera rispetto a quelle di prima. L'alimentazione di un campione in giro per il mondo quando fa le competizioni, cosa cambia se c'è qualche paese in cui trova qualche alimento più di suo gusto rispetto a qualche altro? che <totipotente> il چه موقعی که توی اردو تیم ملی هستیم و خب تغذیه متفاوت میشه و چه قبل از مسابقات سعی میکنیم که چیزهایی رو که برای بدنمون مفید هست و مربیامون همون میگن و استفاده کنیم تا با فیزیک بهتر و بدن بهتر تو مسابقه شرکت بکنیم. Quindi <applause> Essendo nella categoria dei pesi massimi, quindi sopra gli 80 kg, può mangiare qualunque cosa senza problemi, qualunque cosa gli piace. Ci sono solo due periodi in cui deve stare un po' riguardato a causa, de a causa eh, grazie ai nutrizionisti che gli possono dare una dieta più bilanciata e incentrata sul, eh, sul migliorare la prestazione durante la competizione. Uh, sono i periodi durante i quali lui è nel campo di allenamento, quindi è a contatto appunto con questi dottori, con l'allenatore, con i nutrizionisti che lo aiutano, e nel momento app uh, appena prossimo alla competizione, in quel momento, viene proprio seguito e uh, segue una dieta non ferrea, però abbastanza rigorosa per poter avere una buona, pre una buona prestazione. Uh, gli piace qualunque tipo di cibo, come si è ben capito, e non c'è problema a mangiare. Bene, oggi vi abbiamo portato a conoscere due persone splendide, due grandi campioni, un giornalista sportivo molto preparato. Questi saranno i nostri obiettivi nel futuro: far conoscere tutto quello che magari è meno visibile nella città di Milano, in Italia e dappertutto. Un saluto a tutti da City Report con Paolo Ruscone e Tullio Trapasso. Andiamo avanti. Eccoci rientrati, sempre qui a City Report con Fausto Montrone, avete visto il primo filmato con questo grande campione iraniano che si è espresso e ci ha detto tutte quante delle cose molto interessanti, insieme a Raffaele Gimignani, Del Re Nudo che l'ha intervistato insieme a me, a Aurelio Miranda, e gli altri amici della zona 7. Adesso agevoliamo il secondo servizio che è quello con Max Ferrarini, il Judo Club, sempre in quel contesto che ci spiega un sacco di cose interessanti insieme alla sua, alla sua famiglia, sua figlia e suo figlio, che è un bel canale YouTube che se volete potete seguire. Andiamo. Max Ferrarini, poi dirò solo i nomi: Sofia, Francesco e Sabrina. Una famiglia di sportivi, una famiglia di campioni. Grazie per quello che stai facendo per la zona 7 del Comune di Milano, Max Fondatore e diciamo mente pensante e facente del Judo Karate Club di Milano, campione di karate di livello internazionale, correggimi se sbaglio, oramai ex campione, però ragazzi, ragazzi in tutti i sensi, perché hai lì delle forze nuove, Sofia che è una grandissima campionessa che si sta facendo notare sia a livello nazionale che internazionale, Francesco che sta cominciando anche lui e mamma Sabrina. Dai, cosa mi racconti Max? Beh, innanzitutto ringrazio mh, sempre te che rivolgi a me ma anche al mio club sempre un sacco di attenzioni e ringrazio anche il consiglio di zona 7 che mi dà spesso un supporto nelle mie iniziative e nelle mie attività. Ragazzi, raccontatemi un po' di voi, che cosa vi sta dando questa grande esperienza sportiva? Sofia? Eh, questa esperienza sportiva cioè, è tutto alla fine perché alla fine passo quasi più tempo in palestra in giro per eh, il mondo. Dai, un pochino. Dimmi qualcosa di più, dai, dici qualcosa di più. Siamo appena tornati dalla Croazia. Esatto, siamo arrivati stanotte dalla Croazia che ieri io, ah, abbiamo fatto questa gara, appunto, una gara internazionale e il prossimo weekend ne avremo un'altra in Austria. Un viaggio? Sì, siamo sempre in viaggio. Passa Francesco, cosa che ci volevi dire? E per me cioè, più più l'esperienza che l'importanza. Perché, come ha detto Sofia, cioè, io passo anche più tempo, quasi che in palestra che a casa. Quindi quando fai così vuol dire che questo sport ti piace e ti emoziona, e non è solo qualcosa come uno sport, cioè è qualcosa di più di Più che di più sei navigato, ragazzi, eh, <ride> ma sei forte, eh. dai, passa all'Ai, sei... ce l'hai tu il microfono, io ho, ho. dai. <ride> ma questa mamma che deve correre avanti e indietro, come, come fa? Eh, questa mamma si organizza eh, quando può li segue, ovviamente, compatibilmente anche, a tante, anche al lavoro, perché ovviamente lavoro anch'io, a parte. E li segue in modo decisamente orgoglioso perché, comunque, sono dei bambini e una ragazza che, grazie allo sport, grazie al karate, stanno facendo tantissima esperienza di vita perché, a parte girare il mondo, comunque è un mettersi eh, diciamo in relazione con se stessi e avere il coraggio anche di mettersi in discussione e affrontare. Eh, situazioni che sicuramente a questa età sono molto impegnative, quindi sono molto orgogliosa di loro. Sono orgogliosa del papà che ovviamente li segue e di tutti i progressi che stanno facendo, quindi li seguo volentieri. Invece, volevo chiedere a loro che sono giovani: voi vivete a Milano, siamo nel 2019, la scuola e lo sport? Come riuscite a coniugare le cose e se c'è qualcosa che va, che non va, per far sapere agli altri ragazzi che ci seguono, insomma, che vorrebbero intraprendere magari un pezzetto del vostro percorso o iniziarlo? Mm, è tutta questione di organizzazione alla fine, perché si va a scuola, poi si torna a casa, si studia e poi si va ad allenamento, la sera quando torni d'allenamento magari ripassi ancora, però... Cioè, alla fine è solo questione di organizzazione. Io, visto che a scuola io esco alle quattro e mezza, cerco di studiare più durante l'intervallo, perché almeno non, non devo ripassare e non salto karate, tranne proprio quando capitano certi compiti che devo studiare bene e l'altro devo saltare. E poi magari la mattina quando sto andando a scuola alla mamma ripeto tutto, visto che ho studiato a scuola durante l'intervallo da solo. Vi faccio un'ultima domanda, dopo vi lascio andare. Eh, la questione invece del municipio 7, cioè voi vivete a Milano nel municipio 7, eh, spazi sportivi, iniziative particolari che tu vuoi proporre, che già si propongono, tutto quello che tu pensi che si possa fare appunto nel quartiere dove vivi con la tua famiglia. Ma eh, come iniziative noi ne svolgiamo già parecchie che eh, si contestualizzano nella partecipazione a queste gare, come abbiamo detto prima, sia... In Italia che all'estero. Più che altro mi piace essere parte attiva del, del Consiglio di Zona 7 nel, nel, nel poter essere d'aiuto ogni qualvolta eh, mi viene chiesto, ma mi viene chiesto in modo amichevole, di poter eh, partecipare o contribuire alla realizzazione di qualche evento. Ecco, su questo no, non ci siamo mai tirati indietro perché negli anni abbiamo instaurato un rapporto, si può dire, di amicizia, di, di collaborazione. Fraterna con, con l'istituzione con, con, con del consiglio di zona 7. Quindi posso citare diversi eventi al quale abbiamo dato un grosso supporto e, e anche per il futuro non saremo, saremo da meno. Ecco. Se eh, non avessi fatto il karateka, cos'altro ti sarebbe piaciuto fare? Come avresti pensato di portare avanti insomma, la tua immagine, l'immagine della tua città, di Milano, dell'Italia? Ma eh, se non avessi intrapreso il cammino da Caratega avrei comunque intrapreso il cammino da sportivo perché ho troppo, lo sport ce l'ho troppo nel sangue, quindi magari non, non avrei ottenuto gli stessi risultati, però di sicuro avrei, avrei intrapreso e iniziato e praticato altri sport. Ecco l'unico che non cito è questo: non avrei fatto il cacciatore, massimo rispetto per il calcio e per i calciatori però un, un po' non ero un portato e poi. Ho avuto la fortuna di scoprire tanti altri sport che meritano altrettanto rispetto, quindi mi sarei più cimentato in altri sport che nel calcio. Sport che si possono praticare dalla corsa, alla mountain bike, il kayak, il canottaggio, qualsiasi altro sport all'aperto. Adesso faccio la domanda degli sport. Io avrei fatto vabbè, calcio... Però adesso c'è cioè un ballo che ho scoperto adesso che mi piace tanto è i pop, quindi avrei fatto uno di questi due. Volevo dire del mio canale YouTube, volevo dirvi di iscrivervi, Francesco Ferrarini. Io come sportiva vado in palestra, niente di. anche perché ho un lavoro decisamente impegnativo, quindi non posso prendermi impegni dove ovviamente una disciplina va praticata, anche con serietà. E... Eh, non riesco essere, a rispettare molto gli orari, quindi mi serve qualcosa di dove ho la possibilità di farlo ovunque in qualsiasi momento senza avere in particolare. In questo momento in palestra, che abbiamo un sacco di attività di palestra con la musica eccetera. eccetera Ma io in, que... stai... io in questo momento ho scoperto in palestra una, un attrezzo che si chiama Skill Mill non dico la marca però l'attrezzo si chiama 6.000, che mi fa ricordare tantissimo perché io per, per molto tempo, per, per 3-4 anni ho praticato il cycling e mi fa ricordare la fatica e la soddisfazione di quello sport e quindi sto facendo quello. Però io pratico palestra e tutto ciò che mi permette di fare dipende anche dalla volontà, dalla voglia, come voglio scaricare la testa, sì. poi dipende tanto da cosa voglio scaricare, No, secondo la testa cosa vuole scaricare allora vado lì vedo cosa c'è a disposizione e via ed eccoci, oggi è stata una bella giornata di sport, di belle persone che avete imparato a conoscere anche in un ambito magari più intimo, più familiare, dove magari voi eh, ci chiedevate ma non avevate nulla su cui poter fare la, vostra, la loro conoscenza. Eh, vi saluto tutti quanti, è stato un piacere anche per me conoscervi e facci sapere il tuo canale su YouTube, Francesco te lo pubblicizziamo. Ferrarini. Francesco Ferrarini seguiremo anche la giovane promessa Ferrarini sui suoi canali YouTube. Di nuovo insieme abbiamo visto questa bella Milano sportiva delle famiglie delle cose belle e positive. Adesso in questo momento andremo a vedere un'altra situazione, un filmato che abbiamo registrato qualche mese fa, perché noi comunque seguiamo costantemente le situazioni, non andiamo lì una volta tanto per farci vedere e poi ce ne andiamo, no? noi continuiamo a seguirle del famoso palazzone, ci troviamo in questo caso a Baranzate con vista Expo, Expo che voi tutti sapete, adesso abbiamo un sindaco che si chiama Beppe Sala che era l'ex uh, AD di Expo. Cosa succede in questo palazzo? Direte voi, un palazzo popolare, Aler, M&M, qualcosa di simile? No, 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 no. Palazzo privato? E come in tutti i palazzi privati, può capitare, purtroppo, in questo caso credo che sia eh, ai massimi livelli del degrado, comunque può capitare che ci sia qualcuno che ne approfitta. Chi può essere che ne approfitta? L'amministratore, qualche condomino, non vi possiamo dire di più perché il, la persona, diciamo che, Secondo quello che ci raccontano i cittadini, ha più colpe, ha la querela facile, quindi lasciamo perdere. Aspetteremo l'autorità giudiziaria che ci fornerà sicuramente qualche prova di, o comunque qualche responsabilità di chi era in grado in quel momento. E siamo stati in questo palazzo insieme a Riccardo Decorato, assessore regionale alla sicurezza. Direi che possiamo agevolare il palazzone di Baranzate, parte 1. Buongiorno a tutti. Settembre a Milano, in questo caso a Baranzate, siamo in via Aquileia 12A, uno stabile vicino a Expo che è stato influenzato da Expo, che invece è influenzato dalla criminalità, dallo sporco, dai danneggiamenti e dal menefreghismo. Sicuramente di un sindaco e di una giunta che non hanno forse mai visionato questi spazi, dato che l'unica ordinanza che ci è stata fornita in visione riguarda la pericolosità dei corrimani. Vedrete dei filmati che ha fatto Paolo Rusconi, eh, che le situazioni sono veramente molto più gravi, tra cui la fogna a cielo aperto, le occupazioni abusive, le bombole di gas che vengono utilizzate in appartamenti occupati dove non si sa chi c'è e tutta l'immondizia che viene lanciata da questi incivili, maleducati, che possono essere italiani o stranieri, in questo caso stranieri, che vengono qui a occupare le case. Guardate. Insomma, che dire, anche oggi una puntata veramente particolare di City Report col Comitato Antirack e Antiabusivismo Paolo Rusconi e Daniele Menti e continuiamo a seguire questa situazione tra cavi elettrici, buche, fognature rotte, appartamenti occupati, bombole di gas che potrebbero esplodere da un momento all'altro, speriamo non oggi visto che fino ad oggi sono sopravvissute e cerchiamo di dare qualche risposta a questi cittadini, abbiamo interessato l'assessore Riccardo Decorato, vediamo adesso cosa ne potrà venire fuori, seguiteci. プレゼントの時点でプレゼント Eh, siamo in chiusura di questa City Report. I cittadini ci hanno informato che, appunto, in questo spazio dove tutti possono entrare a fare quello che vogliono, sono stati abbandonati questi tre veicoli. Come potete vedere, un Ducato con targa italiana, una Golf con targa italiana e un altro furgone con una targa tedesca, che risultano fermi qui da parecchio tempo, non assicurati probabilmente anche rubati. Continuate a seguirci, noi siamo in giro. Rientriamo da questo servizio che ci fa capire insomma eh, quello che succede nella città metropolitana di Milano. Eh, questo palazzo è veramente essendo privato, è una cosa stupefacente, in negativo purtroppo. Vi ricordo che in questi 12 piani ci abitano un sacco di famiglie che hanno contratto dei mutui, eh, hanno comprato le case. E poi ci sono tutti i vari occupanti abusivi che speculano sulla situazione, dato che eh, purtroppo ci sono molti appartamenti eh, sotto autorità giudiziaria per fallimenti, debiti, eccetera, eccetera. Adesso vorrei fare una domanda a Fausto che ha visto questo filmato con me adesso. E mi stavo anticipando che il palazzo comunque è decoroso e carino. Fausto, ma è possibile un palazzo privato conciato peggio di quelli mm. che noi diciamo essere le peggio case popolari di Milano, Aler ed MM? Ma la, la cosa ancora più allucinante è che questo, questa bomba ecologica, bomba di sicurezza è abitata. Eh, io non ho i dati ufficiali, ma Tullio mi dicevi che sono centinaia di persone che hanno acquistato la casa e quindi la abitano come loro diritto. Eh, però abitano in quelle condizioni, mentre noi di solito vediamo aree completamente abbandonate e che andrebbero riqualificate, però comunque non abitate in scuole, capannoni, sì. aree dismesse, eccetera, eccetera. Qui invece non so come, non so poveretti come fanno, delle persone per bene si sono accollate un mutuo e vivono giustamente nella casa che si sono comprati. Questo è giusto per specificare a qualcuno come questa di legalità è un diritto, cioè sì. capire come mai eh, un tribunale che comunque prende in carico una struttura del genere permetta che esista una situazione sì. del genere. Tra l'altro ci sono tantissimi bambini, dopo li vedremo nel prossimo filmato. Non, ecco, qui veramente siamo in un vuoto da parte della, delle istituzioni e del tribunale sconcertante, perché vanno tutelati coloro che responsabilmente sono acquistati una casa coloro che con un regolare contratto di affitto vivono quella casa, va fatto immediatamente uno sgombero per ovvi motivi eh, di legalità, di, di, di igiene ambientale, eccetera, eccetera. Vedevo che addirittura degli alloggi sottoposti a sequestro giudiziario sono stati occupati abusivamente, praticamente se viene a mancare eh, anche il, il baluardo ultimo, perché sotto sequestro è il massimo che si può fare di una proprietà privata, eh, allora veramente il cittadino non sa più cosa fare e se un giorno qualcuno scenderà in piazza con delle ronde come dirgli hai sbagliato a non tutelare la tua famiglia che ha pagato un affitto o un contratto o eh, un rogito per farsi una casa poi tra l'altro ricordiamo che essendo anzi ricordi meglio tu per le tue no, capacità beh. cioè essendo in un condominio eh, rimanere in un condominio senza poter usufruire dell'ascensore 12 piani perché chiaramente non pagando nessuno le spese condominiali perché ormai il palazzo è più occupato che è vissuto regolarmente certo. a piedi tu prova a pensare a anziani, bambini persone che hanno dei problemi farsi 12 piani a piedi si abitano al dodicesimo ma anche all'ottavo ti dico io ho fatto le scale <ride> no, non è favola. il riscaldamento che è centralizzato che non c'è più perché è stato tagliato quindi ognuno si organizza un riscaldamento a modo suo abbiamo visto dei tubi Fausto hai visto che roba neanche in campeggio si vede la rob sì, delle sì, robe sì. del genere e i cavi elettrici che partono dalle, da una parte all'altra perché magari c'è un contatore e si attaccano quattro famiglie. Sì, sì, di fatti, tra l'altro siamo in una zona comunque abbastanza ridente, abbastanza tranquilla, diciamo, in un comune che non ha dato finora, eh, diciamo, non è balzato alla cronaca per fenomeni criminosi o, cose delle, o atti appunto delittuosi. Cosa dire? Bisognerebbe intervenire in maniera radicale, punto. Tu sei dentro, occupi abusivamente un alloggio sottoposto a sequestro, dove nessuno, ripeto, neanche il proprietario può avvicinarsi, viene arrestato, compie un, un doppio reato. Purtroppo Fausto, troppo spesso succede, adesso mi aggancio a una situazione che è successa anche a Milano, in zona Giambellino, il centro sociale, dopo che c'era stata un'operazione dei carabinieri appunto contro di loro per i racket alloggi, avevano messo sotto sequestro questa parte, Aler, eh, che utilizzavano abusivamente sono rientrati. Tra l'altro, in questo contesto abbiamo evidenziato, non chiedo a Fausto il suo commento, però, eh, in questo caso abbiamo evidenziato il fatto che le telecamere di videosorveglianza del Comune di Milano non funzionano e vengono manomesse. Proprio in questo caso, perché noi avevamo le foto pubblicate su Facebook e dai cittadini di questa occupazione di questi signori che sono rientrati strappando il cartello dell'autorità giudiziaria e calpestandolo coi piedi, certo. e le telecamere non riprendevano niente perché alcune non funzionavano, altre erano state manomesse. Ma se malomettiamo una telecamera, ma quelli che stanno dall'altra parte dello schermo non vanno a controllare? Direte voi anche arrabbiati, no. Purtroppo abbiamo un grosso problema sulla, sulla situazione delle videocamere. Perché non basta mettere le videocamere, ci deve essere qualcuno che le sorveglia, qualcuno che le controlla, qualcuno che chiede gli interventi. Questo non succede. Personalmente, insieme a Fausto, in un palazzo occupato in via Zama, una volta abbiamo trovato sotto la telecamera una macchina bruciata e smontata. Ho richiesto i filmati per vedere cosa era successo, comunque per sapere che la telecamera non funzionava. Grazie che ci ha comunicato che la telecamera non funziona. Scavuzzo, Beppe Sala, inutile, continuiamo. Con questo falso mito della telecamera, vi mettiamo la telecamera come se stesse dando una concessione di una miniera di diamanti. Se la telecamera non la seguite, in via Draco, la polizia locale sono 1-2 a vedere mille schermi! Come si può fare? Chiudiamo qui e ricominciamo con uh, la seconda parte tra poco. Seguiteci. famoso di Baranzate via Aquileia 12 oggi eh, c'è in programma con comitato inquilini eh, amici di questo palazzo una proposta di riqualifica con un'attività che si chiama Mi rifiuti. adesso andiamo a vedere di che cosa tratta Eccoci, oggi ci troviamo a Baranzate, in questo palazzo di via Quileia 12 che vi abbiamo già fatto conoscere per purtroppo la situazione che porta in sé di tutti questi problemi, il degrado eccetera, ma ci sono delle bellissime iniziative fatte dai cittadini, da persone che vivono questo palazzo. Per esempio oggi c'è stata l'iniziativa, che adesso ci spiegherà meglio la signora che è qui con me, che non è Stitch, ma è un'altra persona. Il pane di sticce. <ride> di ci dica pure l'iniziativa di oggi, a cosa serve, perché è stata fatta, L'iniziativa allora, di oggi è stata fatta perché a mesi fa ne abbiamo fatto un'altra, cioè, diciamo che questi, alcuni condomini di questo palazzo hanno organizzato una festa. Abbiamo visto che organizzare del, dei momenti di aggregazione è stato molto emozionante, ci, ci avvicina, ci aiuta diciamo, un momento di aggregazione che è importante e quindi abbiamo voluto anche riproporlo. E, riproporre una festa ma anche riproporre diciamo, un'attività eh, di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e quindi abbiamo organizzato un'animazione con un personaggio un po' fantastico che appunto aiutava un po' i bambini a imparare meglio come si fa la raccolta differenziata. Perfetto, direi che come sempre vi diciamo la migliore situazione possibile eh, quando accadono queste situazioni è proprio la partecipazione delle persone perché sono le persone che fanno vivere i luoghi, a volte nel male, molto spesso nel bene e questa ne è una dimostrazione. Ti ringraziamo. Grazie, grazie a voi. E questa è l'attività che potete vedere con tutte le persone abitanti e amici di questo palazzo. Queste sono le belle iniziative che vorremmo vedere dappertutto perché solo così si può riuscire a cambiare un sistema o delle situazioni che non vanno bene. E noi come City Report e Comitato Antiracket siamo fieri di poter partecipare a queste situazioni che portano la nostra Milano a ritornare civile. In alcuni momenti questa città non sembra proprio così. Siamo sempre qui nell'ultimo piano del palazzone di parazzate di Via Villeia e questo è il gioco educativo che è stato fatto, cioè insegnare ai bambini la raccolta differenziata. Purtroppo avete visto nelle immagini che vediamo ancora oggi, non solo qui ma anche in altre parti, che purtroppo il gettare rifiuti in giro, il comunque sporcare è visto come una cosa ormai banale. Ecco, è giusto che ci sia qualcuno che insegni alle nuove generazioni, ma un po' a tutti, che si può vivere in maniera civile e pulita ovunque. Eh, questi sono i bambini che hanno partecipato, fai vedere anche un po' una panoramica del terrazzo. E questo è il punto di aggregazione dove tutti i vari condomini partecipanti hanno strutturato questa iniziativa. E questi sono i palazzi, le strutture dei palazzi che vi diciamo essere palazzi privati ma danneggiati, logorati. E fra l'altro, secondo noi, pericolosi. Guardate per esempio qua: questo balcone ha fuori i ferri eh, della sua struttura e dentro questo balcone c'è una bombola del gas. Sono cose molto pericolose. Poi, chissà chi abita qua dentro. Ecco, queste sono situazioni che purtroppo coinvolgono tutti quelli che ci vivono sia qui che intorno e anche questi bambini che sono qui, giocano, si divertono e vorrebbero sicuramente avere una vita migliore rispetto a quella che in questo momento questa struttura e i maleducati, gli incivili, gli abusivi, i criminali che sono qua gli fanno passare. carta vetro plastiche e latine nuda così si differenzia l'altra spazzatura si chiama differenziata questa procedura cioè poi chiudo e fai cosa differenziata basta un minuto poi raddoppiamo anche le energie, se poi vogliamo dirla tutta, lo sai che ricicliamo il 70% di quello che si butta. Ma alla fine è proprio questo quello che importa. Fare tutti la raccolta porta a porta. Il... Siamo arrivati al pian terreno del palazzone di via Quileia di Baranzate, come vedete qualche lavoro è stato fatto, è stata revisionata l'autoclave, quindi fortunatamente l'acqua arriverà anche oltre il decimo piano, non avranno problemi negli orari di punta con l'acqua che non arriva. Purtroppo ci sono ancora diverse situazioni come per esempio la fognatura che qui ancora fuoriesce e che manda fuori un odore nauseabondo, una bomba ecologica, sanitaria e biologica. Ma quello che vi vogliamo soprattutto evidenziare oggi è lo spirito, la partecipazione di queste persone nel cercare del risanare, non solo gente che si lamenta, ma gente che attivamente si prodiga per migliorare la situazione di questo palazzo, che è un caso forse unico eh, di palazzo privato nella città metropolitana. Ed eccoci, siamo in via Aquileia, abbiamo terminato la nostra visita per vedere questa bellissima iniziativa che ci sarà anche la prossima settimana e il prossimo sabato con la premiazione dei disegni dei bambini per il riciclami nel palazzone qui di Via Aquileia 12. Poi vi terremo informati sul tutto. Un saluto a tutti da Tullio Trapasso, City Report. Eccoci rientrati, come sempre i nostri fuori onda quando parliamo, vediamo le cose anche con Fausto, eh, bellissima iniziativa, ecco quello che posso dire io è che è un'iniziativa più bella dell'altra. Ringrazio Veronica e tutti gli altri che mi hanno invitato nuovamente a vedere eh, questo contesto carino di musica, di. Eh, ragazzi, di bambini di tutte le nazionalità che sono presenti qui in Italia, che comunque in un concetto di legalità e anche di educazione, di civiltà, imparano a fare la raccolta differenziata, magari anche i propri genitori che nei loro paesi non erano capaci. Io spingo la palla adesso a Fausto. Fausto, questa partecipazione dei cittadini con queste iniziative si potrebbero replicare in diversi contesti, direi dappertutto. Insomma. Sì, mm, può sembrare strano, ma la sicurezza si fa anche... Eh, riappropriandosi dei luoghi da parte delle persone per bene. Eh, quando io risanavo i giardinetti dallo spaccio, una delle prime cose che dicevo ai comitati che venivano a trovarmi, e, e Tullio eh, è senz'altro uno dei comitati più rappresentativi che ho conosciuto, iniziate a fare una festa, iniziate a, ri a riappropriarvi del, del parco così come stanno facendo in maniera egregia questi condomini, questi cittadini sani. Uh, e questo è mio, lo, deve essere uh, vissuto da me in sicurezza e nel, nell'igiene nell più assoluto. Quindi benvengano queste, queste iniziative che sono appunto fondamentali per la stessa sicurezza. Ovvio che non si può prescindere, come dicevo prima, da, una radicale, da un radicale intervento di risanamento, quindi sgomberi, arresti a Gogo. Go". E poi chiaramente tutte le ristrutturazioni o comunque le opere certo. di sicurezza che mancano, perché ripeto, siamo tornati al palazzone dopo quasi un anno, un po' meno di un anno, e come potete vedere, a parte la recinzione che è stata rifatta nuova. Un certo. po' di macchine che state vedendo alle mie spalle che sono state fortunatamente portate via anche perché se no le tempere se le mangiavano, eh, gli ascensori ancora non vanno, le caselle delle lettere sono ancora in cattive condizioni ma soprattutto quello che ci preoccupa sono la struttura, proprio l'edificio, gli impianti elettrici, il riscaldamento. L'autoclave ci hanno detto che per ora è apposta, è stata revisionata, quindi l'acqua finalmente arriva, arriverà l'estate, ci sarà più consumo d'acqua. Insomma, come funziona con gli autoclavi? Tu che conosci anche le situazioni tecniche. Ma prima di intervenire tecnicamente su questo, sulla struttura id dell'impianto idrico. Bisognerebbe veramente lanciare Tullio sindaco della città metropolitana perché no, adesso per sdrammatizzare però veramente un'opera di documentazione, un'opera di informazione come fa Tullio e lo dico da esperto nel mio piccolo chiaramente non l'ho mai quasi assistita. Tornando invece eh, alle questioni più tecniche l'autoclave è diciamo programmato per, con una pompa per spingere l'acqua proprio fisicamente. Ad altezze superiori al, mi sembra, al quarto, quinto piano. Ovviamente, senza manutenzione, in questo abbandono eh, basta un piccolo disagio tecnico e, e persone regolari che hanno appunto acquistato o affittato un alloggio non hanno l'acqua. Abbaranzate appena fuori Milano. Nel, nella ridente cittadina di Baranzate Ma allora, poi pensiamo a una famiglia, un bambino che magari una persona va a lavorare, il bambino va a scuola e non si può lavare, non perché non vuole, accesso, ma accesso. perché non ha acqua in casa, magari pagando le sue bollette e tutto quanto. Cioè, è, è una situazione incredibile. È che purtroppo è passato un anno, ancora non ha una soluzione, diciamo, definitiva. Alcune cose sono state, come dicevo prima, sistemate, è stato revisionato l'autoclave. La fognatura non sgorga più modello geyser islandese in mezzo, no perché veramente era così, in mezzo al cortile. Però ancora ci sono dei riflussi che sono un paio di centimetri, ve li abbiamo eh, fatti vedere. Va bene, Fausto, insomma, abbiamo visto anche questa situazione incredibile Mancare. di un palazzo. Uh, privato, eh, ti faccio un'ultima domanda. Secondo te cosa manca ancora in questa situazione? Abbiamo fatto intervenire è intervenuto l'assessore decorato alla sicurezza, il sindaco è stato contattato, è stata contattata Monica Forte che fa parte dei 5 Stelle che si occupa appunto uh, di situazioni dell'antimafia, eccetera. Um, che manca ancora qui? Perché ci si mette tutto questo tempo a sistemare questa cosa? Sono solo i soldi che mancano. No, assolutamente, contrariamente a quello che si crede i soldi si trovano quando si vuole risanare un'area. L'abbiamo visto a Milano, al San Salvario a Torino, eh, in qualsiasi lo a Palermo. Quindi tutta, il problema è veramente che va cambiato il passo, va modificata l'azione delle forze dell'ordine, della magistratura verso queste situazioni. Quindi tu vieni immediatamente arrestato perché hai calpestato un cartello dove l'autorità giudiziaria la massima autorità ti dice non puoi entrare arrestato poi faremo il processo vedremo come va a finire devi essere perché altrimenti giustamente cosa serve mettere un cartello dove le persone per bene come me e Tullio il 99% delle persone nemmeno lo toccano qui addirittura lo strappano entrano ti occupano una casa sottoposta a sequestro manca totalmente la, la, la legalità tra l'altro eh, poi sì. c'è anche da aggiungere una situazione che molto spesso sento Condomini, assegnatari di varie case di Milano, soprattutto case popolari, ripeto MM, dirmi se questi lavori sono fatti male, questi lavori non ci. Eh. In questo caso anche qui abbiamo chi gestiva questo palazzo che forse vedendo le la, come si trova, forse non ha fatto il massimo, direi. Eh. Sì, piccola differenza che negli alloggi, scusa se ti interrompo tu, negli alloggi pubblici, quantomeno l'inquilino non paga la manutenzione straordinaria, poi giustamente se viene fatta male. Deve essere inquisito anche lì il direttore dei lavori e l'impresa che ha eseguito i lavori. Qui invece è ancora peggio perché, oltre a non vedere eh, ris rispettato un diritto, gli inquilini sono condomini: hanno pagato un, un millesimo, un due millesimi di questo palazzo. Quindi, le scale che tu evidenziavi ora sono pagate per i due o tre millesimi dell'appartamento da, dal, dal, dal proprietario. Eh, oppure, e quindi è ancora peggio la situazione, non, veramente allucinante. Bene, chiuderei qui la puntata perché potremmo dire cose che ci si ritorcono contro, ma <ride> sono veramente schifato dal pensare che veramente um, possano succedere delle cose del genere uh, con delle persone che pagano, uh, quindi, proprio delle situazioni di approfittatori. E quindi, come vi dico sempre, non è una questione se si chiama l'RMM. Eh, conta la persona, se abbiamo delle persone che non fanno il proprio dovere, sono dei manigoldi, diciamo la verità, è che è che... quello è. Per eh, oggi abbiamo chiuso, vi do l'appuntamento il primo, ve lo do al palazzone sabato, eh, potete ancora votare sul sito di Facebook eh, Barazzate Consapevole le foto eh, dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato e poi potete partecipare alla festicciola che viene fatta al dodicesimo piano, quindi preparatevi a fare un po' di scale perché non vi racconto balle, gli ascensori non vanno. Eh. E ci vediamo alla prossima puntata. Saluto Fausto Montrone. Non riesco a salire 12 piani, lo ammetto, con questa pancetta, purtroppo. Però cercherò di farlo in due tempi. Di partecipare, a parte gli scherzi, grazie, Tullio, e complimenti. Grazie a tutti, un saluto. Ci rivediamo settimana prossima. Ne abbiamo un'altra di bella, e non finiamo qui. Andiamo avanti.